oggi linguine con carbonara di asparagi. Un bel mazzetto di asparagi, delle meravigliose linguine del pastificio Giuseppe Alfiltra di Gragnano. Due fettine di guanciale, cipolline novelle, del parmigiano da grattugiare, pepe nero da macinare al momento. Il guanciale va tagliato a listine, così belle, sottili. Vedete? A così. Dedico questa ricetta ai miei amici di guanciale, a Pierre Macchiet, a Kit Goodman e a Pinuccio Paino. Degli asparagi va tagliata la parte tenera, più o meno, e da questa altezza in poi. I gambi non devono essere buttati, serviranno per fare un brodetto nel quale cuociamo le nostre linguine. La parte tenera degli asparagi la tagliamo esattamente a metà. Le cipolluzze novelle vanno tagliate a rondelle sottilissime, così, tagliate, tagliate e tagliate. Non fanno lacrimare. E ora preparare il brodetto. In realtà è un brodino molto molto semplice, in cui mettiamo soltanto gli asparagi e un po' di sale. Dopodiché toglieremo gli asparagi e nell'acqua cuociamo le linguine. Quindi un po' di sale. Una bella pentola di acciaio sul fuoco. La pentola è bella calda, caliamo il guanciale e lasciamolo rosolare piano piano piano. Aggiungiamo quindi veramente un goccino d'olio. Il guanciale è pronto, sta rosolando piano piano, e io da parte ho messo proprio due ciuffetti di asparagi e due o tre pezzettini di guanciale, giusto per la guarnizione. È il momento di calare le cipolle. Facciamole insaporire nel guanciale. Tenete la fiamma molto ma molto bassa. È il momento di calare gli asparagi. Li lasciamo rosolare un po'. Per cuocere meglio gli asparagi prendiamo un pochettino di brodo di cottura dei gambi di asparagi e versiamo nella pentola un po' di sale e quindi a coprire e cuocere per almeno un quarto d'ora, così. Per due persone io ne mangio 50 grammi e mia moglie 100. Il brodetto sta bollendo, caliamo le linguine. 10 minuti al dente. Le linguine sono pronte, ecco, le prendo belle umide della loro acqua e le metto nella padella. Ne è rimasta ancora qua a casa. Oh! Sofru! Ah no, cannai, ha già trovato. E ora a mantecare.
aggiungete proprio un goccino di acqua di cottura e mescolate, mescolate, mescolate. Ecco, ci siamo. Spegnete la fiamma e un po' di parmigiano. Il parmigiano sempre a fiamma spenta. Ultimo giro e possiamo impiattare. Ecco, l'ultimo tocco è mettere un pochettino di guanciale, quello che abbiamo lasciato prima fuori la padella, a ornare una punta di asparago e l'ultimo pezzettino qui su. Una macinata di pepe a giro, il giusto, e tutti a tavola e buon appetito! Ehi, smontiamo il capolavoro e sentiamo. Qui c'è un po' di guanciale con linguine. L'asparago con un filino di linguine e una punta di guanciale. Tira, tira, ecco qua. Forchettatina deliziosa. Da fare necessariamente, cari amici della parrocchietta, ci sentiamo alla prossima.